Salve a tutti, venerdì 30 giugno 2023 mi trovo nel Parco regionale Monti Picentini in provincia di Avellino, località Campo L'Aspierto, 1290 metri di altezza. Il programma di oggi prevederebbe di raggiungere la vetta del Monte Terminio. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Dopo circa un'ora di salita abbastanza ripida, sono giunto in località Acqua del Cerchio, 1530 circa. Questa recinzione, questa staccionata che vedete, sta qui da credo più di 15 anni, forse quasi 20. Fu la brillante idea di qualche amministratore della zona, che o un gruppo di amministratori della zona che avevano intenzione di istituire qui, sul Monte Terminio, una fantomatica area faunistica del cervo. E fu così, furono realizzati, messi in opera chilometri, chilometri e chilometri di questa staccionata, costituita da pali in legno alti circa 2,50 m e da una rete di plastica o metallica di colore verde. Praticamente quest'opera fu realizzata, non è mai andata in funzione questa area faunistica, ci fu anche un sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Questa recinzione fa praticamente il giro di una buona parte della montagna. È uno dei tanti esempi di come i soldi, finanziamenti europei, regione, balle varie, venivano e vengono forse ancora oggi spesi e, scusate il francesismo, buttati nel cesso, tra l'altro, imbruttendo i luoghi, perché poi chiaramente, sta recinzione starà qui ancora, chissà per quanto tempo ancora. Dubito che qualcuno, metterà mano al portafoglio per farla rimuovere. Sarebbe un'opera comunque molto dispendiosa. Scusate la lunga parentesi, adesso riprendo la salita nel bosco. Sono alla croce intermedia, da cui si potrebbe ammirare la veduta di Campo L'Aspierto. Lì c'è il maneggio con i cavalli e i pianori, se ne vede solo uno. Purtroppo c'è una densa foschia che mortifica la veduta. Ecco, io adesso devo seguire questo filo di cresta per poi rientrare, a un certo punto dovrò rientrare necessariamente nel bosco. La cima ora non si vede, c'è un po' di nuvolaglia che sta transitando. Speriamo non peggiori. Monte Vernacolo. Il vallone Matrunolo, la colla di Basso, mamma mia, una visibilità veramente mortificata. Non si vede la cresta della montagna di fronte. Aria carica di umidità. Si intravede laggiù il gruppo di antenne dove c'è la cima. Come quota non manca molto. Starò a circa 1 chilometro di distanza, forse meno. Devo salire su quella gobba. A scarse 2 ore dalla partenza, ecco la baracchetta posta sulla cima. Sul punto più alto del Monte Terminio, 1806 metri.
La visibilità purtroppo non accenna a migliorare. Forse si intravede il bel prato sottoposto e compreso fra questa cima e la cima posta più a nord, credo, a non grande distanza, dove c'è anche un'altra croce, 1780, qualcosa del genere. Non sarà un grande video. D'altra parte, il meteo previsto per domani sabato e dopodomani domenica parlava di possibilità di qualche temporale o pioggia. E allora ho preferito scegliere la giornata di oggi. E vabbè. A dopo. Testata del vallone Matrunolo, credo. Veramente impressionante. Dietro la Colla di Basso, 1526. Croce sulla cima nord del Terminio, circa 1790, e da qui riprendo la cima ufficiale, non molto distante, 1806 metri, e il bel prato fra le due, ora che è uscito un po' di sole. Uno strano connubio tra due alberi che sembrano di specie diversa. Questo qui ha una corteccia non liscia e l'altro è un faggio. Eppure si sono uniti in questo punto qua. Ecco, qui da altra angolazione. Sono proprio diversi nella. Uno è un faggio, è d'accordo. L'altro sembra un acero. Si sono uniti in un abbraccio, saldati. Questo punto qua. E qui si toccano. Devo fare attenzione, il punto è un po'
E poi ognuno se ne va per i fatti suoi. Bellissimo. Qui siamo nei pressi della cresta del Monte Vernacolo, che è un satellite del Terminio. Panorama da Ripe della Falconara. Questa è la valle del fiume Sabato. Quell'elevazione è Monte Crocetta. Spettacolare affaccio qui da Ripe della Falconara sulla sottostante Valle del Sabato o Valle di Serino. Se meno foschia, laggiù si vedrebbe il mare.